Tullio è seduto a una scrivania dove sta guardando una serie di monitor che proiettano le immagini dei vari reparti del centro commerciale. Ha il suo cellulare in tasca che comincia a squillare. È sua madre a chiamarlo. È una voce fuori campo, è incorporea, ma non è in scena, ma si sente la sua presenza invadente, importante nella vita di Tullio, come ogni mamma nella vita di un figlio. Lo spettatore non la vede, ma la sente soltanto e sente la presenza ingombrante di questa madre, pressante, insistente. Lo so che sei tu. Sei già al lavoro? Sì, tra mezz'ora inizia il turno. Continua a guardare i monitor come se vi stesse cercando qualcosa. Hai portato qualcosa da mangiare? Non hai dormito nemmeno questa notte. Ho sentito che ti sei alzato. Sei stato di nuovo davanti alla televisione. Mi fai sempre le stesse domande, mamma. E sbuffa, annoiato. Sono anni che non dormo. Comunque, non preoccuparti. Sto bene e per cena ho preso un panino. Smanetta con i vari pulsanti del quadro tecnico, annoiato, angosciato. Ma c'è qualcuno con te la notte? Sono preoccupato. Ma che vuoi che ci sia? Ci sono i colleghi negli altri reparti. Dai, adesso non posso stare al telefono. Altrimenti se l'agenzia trova occupato mi fa storia. Ci vediamo domani a casa. Buonanotte. Tullio chiude la chiamata e si alza dalla sedia. Si ferma all'uscio della porta d'entrata del suo gabbiotto e si mette a smanettare col suo cellulare. La telefonata con la madre l'ha reso nervoso, oppresso, gli ha dato un senso di malumore, di dispiacere. E poi comincia a parlare ad alta voce tra sé e sé, come se fosse fuori di testa. Ah, eccola. Come diavolo si usa la fotocamera di questo aggeggio? Gira e rigira il cellulare in modo compulsivo e cerca di inquadrarsi i piedi. Ok, metto a fuoco così. Qualcuno sale dalla scala metallica. È una donna di grande bellezza. Vabbè, poi l'ho aggiunto io. Sono confuso guardando lei. La mamma e figli che mi Sì, la mamma sfido. è la mamma Tullio se ne accorge della sua presenza e mette il cellulare in tasca, temendo sia un superiore. Da un angolo sul fondo della scena, sul fondo della scena, sul fondo appare Marina, sensuale e sorridente. Che sorreggenza. Ma dovresti fare una camminata? No, quasi legge solo. Tullio cerca di darsi un tono, ma non riesce a nascondere la sua espressione, anche col linguaggio del corpo, impacciata e molto imbarazzata per l'ingresso di questa figura femminile, perché lui poi è Io pure c'ho il cellulare in mano. complessato. Ciao Tullio, come va? Tullio rimane un po' imbambolato, si passa nervosamente una mano tra i capelli, facendo una risatina stupida e impacciata. Sì, grazie. Marina fa una risatina. Ok, ascolta, hanno smarrito questo cellulare oggi e finora nessuno è venuto a Lo reclamarlo. allunga verso Tullio. Tienilo nel cassetto e domani vediamo che succede. Quasi illuminati tutti i messaggi miei. Tullio prende timidamente il cellulare, quel contatto con la donna lo imbarazza, lo emoziona. No, è che Marina. Ok, io vado allora. Ciao. Sì, ciao. Marina si volta e va via. In maniera tempestiva, Tullio mette il cellulare ignoto nell'altra tasca del pantalone e prende il suo, puntando l'obiettivo della fotocamera sulla schiena di Marina. Mentre lui la guarda attraverso lo schermo, la donna si gira di scatto.
la sua espressione di sorpresa e divertimento. Ehi, ma mi hai fatto una foto per caso? Giulio non riesce ad alzare lo sguardo su di lei, è completamente imbarazzato e si passa una mano sulla nuca abbassando il cellulare come se fosse un bambino scoperto a rubare della marmellata che la madre gli aveva detto assolutamente di non toccare. Marina si mette in posa, la mano sui fianchi. Sì, allora me la puoi fare adesso. Con tono civettuolo. No, è che non sono capace. Lui è molto imbarazzato. È la prima volta che si trova tu per tu con una donna di questo... Ah, aspetta. Sto esagerando. Marina ride. Infatti, guarda. Gira il cellulare con lo schermo da vedere. Non vedevo niente. Vabbè, vuol dire che quando imparerai ad usarlo me la farai. Buon lavoro. E gli fa perfino l'occhiolino. Non so fare l'occhiolino. Marina si gira e se ne va, anche giallo sui suoi tacchi. Tullio rimane catturato dalle sue movenze e risponde troppo tardi, nel momento in cui la donna ha già girato l'angolo ed è uscita completamente dalla sua visuale. Ma se vuoi posso provarci. Niente, è andata via. Tullio, testa bassa, sorridendo, torna alla sua posizione e si siede. Dopo un attimo, nel quale sembra sognare a occhi aperti su Marina e sul loro incontro, sospirando apre un cassetto della scrivania e vi ripone quel cellulare, quel misterioso cellulare smarrito. Bravo!